Diretto con la Keila. Ciao a tutti. Allora, tempo fa, penso ormai l'anno scorso, sarà stato febbraio dell'anno scorso, ho fatto il mio primo video in giro con il cane in mountain bike. Ha riscosso un discreto successo, qualcuno mi ha addirittura contattato per sapere come avessi abituato il cane a girare in mountain bike con me. Mi ero ripromesso di fare un video a riguardo per dare qualche consiglio, perché da quel che vedo parecchi hanno il cane, molti non lo portano, se non praticamente tutti. Ora, la mountain bike è uno sport, ovviamente facendosi in natura, in mezzo ai boschi, si presta abbastanza agli amici a quattro zampe. Quindi ai più che mi chiedono come fare ad abituarlo, in primis dovete capire che tipo di rapporto avete col vostro cane, se è di totale fiducia oppure no, l'indole del vostro cane, perché forse non tutti i cani sono predisposti sia a una fatica. Mi sono fermato un attimo perché mi sei impigliato. Ma ti sei impigliato sotto? Vieni qua. In primis, il rapporto col vostro cane, che sia un cane abbastanza adatto sia alle fatiche, quindi non un cane che può avere problematiche a correre per parecchio tempo, sia anche un cane che va troppo dietro ai selvatici, quindi cani che hanno molto istinto predatorio e che quando li lasciate, bene o male, filano via per i boschi perché sentono una lepre, un fagiano, vai Keila, qualsiasi cosa, ecco lì o fate un gran lavoro oppure vi fidate che il vostro cane torni anche se si allontana dal trail, ecco. Questi sono i due requisiti, direi, fondamentali. E non pensate che un cane come me, la Keila è un pastore australiano. Pensate che un cane da lavoro come pastore australiano abbia più prestanza fisica, soprattutto dietro le bici, rispetto a un Golden, un Labrador, piuttosto che un Jack Russell. Forse voi non lo sapete, ma i cani hanno una resistenza fisica che noi persone comuni mortali non ci immaginiamo neanche. Veramente, che prestanza fisica hanno loro. Ovvio, se avete un cane in sovrappeso, con problematica, le anche, gomiti e via dicendo, forse non è proprio l'ideale. Però se avete un cane in salute, se non avete un cane problematico a livello caratteriale, quindi riuscite a tenerlo libero e che vi ascolti, ovviamente, quella è una prerogativa. Se non vi ascolta e volete avere un bel rapporto così col vostro cane, bel educatore cinofilo, così impara ad ascoltarvi. Opla, grazie. Un'altra accortezza, vedete di non fare asfalto, state nei boschi. Poi se dovete cominciare, cominciate con un posto che lei conosce, lei o lui, dipende se avete maschio o femmina, conosce molto bene, quindi che non abbia distrazioni particolari. Trovate un posto anche dove ci sia acqua. In questo caso io sono a Montorfano, c'è un ruscellino all'inizio delle salite che insomma si presta abbastanza bene, come vedete lo sta cercando. Keila è più avanti, non è qua. Prendetevi delle pause, perché se in salita non ha grossi problemi il cane,
perché voi andate più piano. In discesa, anche se avete un cane sano, eccetera, se fate enduro soprattutto, quindi non siete sul super flow, sicuramente potrebbe accusare un pochino le articolazioni sulle rocce, eccetera. Voi dovete pensare che voi avete gli ammortizzatori, loro no. Poi è vero che sono quattro ruote motrici, ma comunque un minimo d'accortezza in discesa direi che ci vorrebbe. Brava Ciccia, fresca. Un altro consiglio sicuramente che vi posso dare è di capire anche un pochino le esigenze del vostro cane, nel senso, se lo vedete che non tiene il ritmo che riuscite, che riesce di solito a tenere, se vedete che accusa un po' soprattutto il caldo eccetera, evitate. Una cosa molto importante sono anche i colpi di calore del cane, quindi magari portatelo sì in montagna, sì anche io per esempio qua sono a Montorfano, alle porte di Como, però è inverno, d'estate lo fate soffrire troppo, ecco, perché patisce tanto tanto il caldo, quindi d'estate piuttosto andate a girare in montagna con lui, se dovete girare in pianura, colline eccetera, con 30 gradi non è proprio ideale, ecco. Acqua, 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 acqua. Un'altra cosa, ultimo consiglio, dopo aver fatto il giro, dipende dal fondo, ma se c'è tanta sabbia e terra asciutta, mettetegli una crema sotto i polpastrelli. Quindi una bella spazzolata, un'asciugata e crema sotto i polpastrelli. Vero Keila? Brava Ciccia. Quindi dalla Keila, stanca? Molto stanca. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un like, l'iscrizione al canale, che vuoi già entrare Keila? Vai, dai, vai dentro, vai, vai. Cane finito. L'iscrizione al canale che non vi costa niente, mi raccomando, iscrizione e campanella se volete supportarmi, e un bel like al video se vi è piaciuto e alla prossima, ciao!